Oggi, cari telespettatori, solo per voi una proposta irripetibile direttamente da Multioxygen. Grazie alla consolidata esperienza dei laboratori Multioxygen che da 30 anni operano nel settore dell'ossigeno-ozonoterapia, sono lieta di presentarvi una linea di prodotti creata per tutte le donne che desiderano un vero e proprio trattamento di bellezza direttamente a casa vostra. Multioxygen ha pensato alla cura del vostro viso, ma non solo, ha ideato una linea completa per il benessere e la bellezza del vostro corpo. Oggi in esclusiva solo per voi una proposta irripetibile. Vogliamo offrirvi la possibilità di portare nelle vostre case la linea completa creata dagli specialisti di Multioxygen ed approvata dalla Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia. 11 prodotti che porteranno l'ossigeno-ozono in ogni parte del vostro corpo. Sono lieta di presentarvi innanzitutto la nostra punta di diamante, Ozzo Cream Crema Viso, una crema unica che rende la pelle luminosa, elastica e tonica. Aumenta la presenza di ossigeno nelle cellule dell'epidermide, rivitalizza, ringiovanisce le pelli stanche e opache, dona un aspetto fresco e luminoso, inoltre riduce i segni del tempo. Sempre per il vostro viso vi propongo il sapone all'ossigeno ozono, Soap Ozone, e la maschera viso Ozzo Skin. Soap Ozone ha una duplice azione, purifica e idrata la pelle, lasciandola perfettamente pulita, compatta e luminosa. La speciale maschera Ozzo Skin invece purifica e deterge in profondità, mentre idrata e rassoda e dà una sferzata di giovinezza anche alle pelli più stanche. Riattiva il microcircolo conferendo al viso una luminosità straordinaria. È importante avere anche un bel sorriso per esaltare la bellezza del nostro viso. Dunque ecco Ozzo Dent, dentifricio che contiene gli efficaci principi dell'ossigeno ozono. L'esclusiva composizione brevettata dal professor Mariano Franzini contribuisce efficacemente ad igienizzare il cavo orale grazie alla sua forte azione battericida e protegge a lungo termine dalle carie, rinforzando le gengive ed esercitando un'azione ultra sbiancante. Dopo esserci prese cura del nostro viso, pensiamo al nostro corpo. Ozoil è un latte corpo a composizione oleosa con la più alta concentrazione di ossigeno ozono. Stimola la circolazione periferica, aiutando l'organismo ad espellere scorie e tossine. Agisce sugli inestetici fenomeni associati alla cellulite e alle adiposità localizzate, eliminando il tipico aspetto a buccia d'arancia. Rende inoltre la pelle incredibilmente elastica, morbida e liscia. Sempre per il corpo abbiamo poi Ozzo Body Scrub e Idrozono. Ozzo Body Scrub è un esfoliante all'ossigeno ozono che rimuove delicatamente le cellule morte e le impurità, accelerando il rinnovamento della pelle. Il risultato è una pelle istantaneamente più fresca, luminosa, levigata e morbida. Idrozono invece è un olio iperozonizzato dalle proprietà rivitalizzanti e riossigenanti. Ripristina la circolazione sanguigna e linfatica. Grazie alle virtù dell'ozono la cellulite si riduce e la pelle è tonica e super idratata. Della linea ozonopatia fa parte poi Ozzo Cap Shampoo che decongestiona la cute rivitalizzandola, riattiva il microcircolo, apporta ossigeno ai bulbi combattendo la devitalizzazione e la caduta dei capelli. Inoltre protegge efficacemente da forfora ed esquamazione. Ecco un prodotto ideale quando siamo fuori casa, di corsa, tra il lavoro e la spesa e vogliamo igienizzare le mani in modo efficace e sicuro. Ozzo Bath si asciuga in pochi secondi lasciando la pelle morbida e protetta, eliminando i batteri e i germi. Inoltre, usato con regolarità, attenua le macchie scure della pelle. Infine, due prodotti in gel, Ozzo Ven e Mio Ozono. Ozzo Ven è un gel cosmetico coadiuvante nel trattamento di stanchezza, gonfiori e pesantezza di gambe, caviglie e piedi. Svolge un'azione rinfrescante, defaticante e lenitiva. Miozone è ad azione defaticante e decontratturante, coadiuvante nei casi di tensione localizzata e prolungata dei muscoli, delle giunture, rigidità del collo e delle spalle. Chiama il numero in sovrappressione. Vi aspetto alla prossima. Un bacio da Delia. Mi raccomando, chiama!
Buonasera, buonasera a tutti, ci ritroviamo ancora questa sera e vi ringrazio della vostra presenza, so che siete sempre di più a guardare la nostra trasmissione. Parliamo di ossigeno ozonoterapia e questa sera ne parleremo con il professor Francesco Vaiano, vicepresidente della SIOT. Buonasera. E con il dottor Manuele Camolese, che è AD, amministratore delegato della Multioxygen. Buonasera. Quindi, a tutti. Chi riesce a darci i mezzi per poter eseguire le terapie. Questa serata parleremo di un argomento del quale abbiamo già parlato, ma che ci viene molto richiesto e di grandissimo interesse, ed è l'argomento è l'ernia del disco, o forse è meglio dire il mal di schiena. Certo. Più che l'ernia del disco parliamo di mal di schiena. E quindi la prima domanda al professor Vaiano è: delimitiamo il mal di schiena. Vedo, sì. Vedo professore che ha un bellissimo modellino di schiena. Sì, è il modellino che ci stessa. Accompagna un po' nelle varie trasmissioni quando parliamo di ernia o di mal di schiena. Io direi di fare allora un'iniziale panoramica sulla parte anatomica della schiena, perché altrimenti poi chi ci ascolta capisce meno. Certo. Allora, cominciamo a dire che le vertebre che compongono il rachide sono complete 34, di cui parliamo di questa zona che è il mal di schiena, cioè la zona lombare, e abbiamo 5 vertebre lombari e 5 sacrali. Poi ci sono anche 4-5 anelli coccigei, che anche quelle sono considerate delle vertebre. Allora, vediamo un po' com'è composta. Quindi la vertebra è composta da un corpo anteriore, da 2 peduncoli laterali, che si vanno a unire a 2 apofisi trasverse e tutti insieme vanno verso il dietro a unirsi su un'apofisi spinosa. Questa è la composizione della vertebra. Poi c'è un disco intervertebrale, che serve ad ammortizzare proprio i colpi che noi quotidianamente diamo su questa zona della schiena, che poi è il fulcro del nostro corpo, perché è il punto dove maggiormente i traumi vengono assorbiti. Quindi ha proprio una funzione ammortizzante. Questo disco è formato da un cercine fibroso che è all'esterno, e sono delle fibre concentriche di collagene, e una parte interna che è una zona gelatinosa, quindi molta acqua, acquosa. La parte esterna possiamo paragonarla alla cartilagine dell'orecchio, la parte interna è acqua. Quest'acqua non è libera, viene raccolta, avvolta da pellicole di proteoglicani che hanno al loro interno un doppio legame di carbonio. Ora, quando si forma il mal di schiena? Il mal di schiena si può formare o per motivi di degenerazione delle parti articolari che sono in questa zona, oppure sono dovuti a problemi di dolore da ernia o da protusione, piccole ernie, oppure da altre patologie che non sono, a dire il vero, sono molto rare, però comunque anche quelle sono da tenere in considerazione. Noi oggi vogliamo parlare di ernia, che è un po' l'argomento che più interessa ai nostri telespettatori. Quante persone arrivano nei nostri studi con problemi perché sono poi si verifica da una risonanza magnetica che c'è una protusione o c'è anche un'ernia a volte espulsa. A dare una definizione di ernia e gli eventuali meccanismi che la possono provocare? Certo, è importante definirla, perché che cos'è un'ernia? Un'ernia è un qualsiasi organo che fuoriesce dal suo spazio demilitato e va a inondare, a protrudere, a migrare nel territorio dello spazio vicino. Nel caso dell'ernia del disco, che cos'è che è ernia? È proprio la parte centrale di cui noi parlavamo, cioè la parte gelatinosa, l'acqua, che in caso di rotture di queste fibre concentriche dell'anulus fibroso comincia a spingere finché non supera il territorio di cui parlavamo e va a protrudere, a migrare nello spico vertebrale, che è il forame vertebrale vero e proprio. Ora, quando le ernie sono davanti,
difficilmente noi ce ne accorgiamo, perché tendono poi a morire da sola, ad atrofizzarsi. Il problema è l'erne nella parte posteriore. Perché? Perché nella parte posteriore c'è il sacco durale, che è il midollo spinale, e le radici nervose da cui si staccano per andare poi a innervare i vari territori, i vari dermatomi del nostro organo. Quindi questo, professore, arti. Significa che le ernie non sono tutte uguali, ne esistono di diversi tipi? Infatti le ernie non sono tutte uguali, anche perché completo. Noi, la schiena ha una grande caratteristica di essere irrigidita da due legamenti, un legamento anteriore che la rende stabile e un legamento posteriore che rende ancora più stabile la nostra schiena, il nostro rachide. Ora, quello che purtroppo succede e che a noi interessa è il legamento posteriore, perché i vari tipi di ernia come si possono verificare? Se l'ernia che fuoriesce è solamente un rigonfiamento armonico di solito di questa zona, che è per tutta la circonferenza, per la parte posteriore, è ugualmente rigonfiato, ugualmente, praticamente ugualmente uscito, non ancora c'è una vera e propria zona, allora si può parlare del famoso bulging disc, cioè che non è una vera e propria ernia, ma è un rigonfiamento che a volte può dare dolore. Poi l'ernia può essere protrusa, quindi una piccola protusione che di solito incomincia a dare fastidio, non è armonica come il bulging disc, ma è localizzata in una determinata zona, o centrale o laterale, e in quel caso lì è perché il legamento posteriore comincia a fissurizzarsi, di solito lo fa lateralmente. L'ernia può essere espulsa ed è proprio il legamento che fa da limite, quando è oltre il legamento va nello spreco vertebrale, dove poi sono i dolori maggiori, perché poi va a toccare direttamente il sacco durale, e in quel caso lì sono ernie che si chiamano espulse, quindi al di fuori del legamento longitudinale che serve a raccogliere, a tenere fermo. Proprio poi, a proposito dei dolori, che tipo di dolori generano, quali sono i sintomi e come è possibile diagnosticare la presenza di un... Certo, allora i dolori possono essere di varia natura, soprattutto dipende dalla radice. Allora, se c'è solo un'irritazione iniziale della radice, i dolori, i sintomi sono solo sensitivi, cioè si ha la parestesia lungo il dermatomero del nervo, cioè dove il nervo va a innervare nella zona o anteriore o posteriore. Quando il nervo subisce una leggera compressione, allora con la compressione già oltre ai sintomi sensitivi ci sono i sintomi motori, cioè si incomincia ad avere dei blocchi della zona di innervazione di quella zona dove è uscita l'ernia, e quindi il soggetto riesce ad essere stabile, fermo in quella zona e quindi ad assumere a volte un atteggiamento che si suol dire scoliotico. Quindi queste persone è come se camminassero tutte che piegate da un lato, perché è l'unico modo in cui riescono a subire, a sopportare il dolore. E poi ci può essere l'ernia che interrompe l'interruzione del nervo, e in quel caso lì allora si parla di paralisi delle radici nervose, e quelli sono, per fortuna, sono pochi casi, e purtroppo quei casi devono andare curati dalla chirurgia, perché certo, non si può, quando c'è una paralisi del nervo ormai è troppo tardi per poter avere una vera e propria azione dello zona. A proposito proprio di terapie, suppongo che un'ernia non si curi da sola, non si risolva da sola, ci aiuta a capire che tipo di terapie esistono per questo problema? Ecco, no, invece la devo contraddire, in quanto alcune ernie si risolvono da sole. L'ernia, la parte che fuoriesce, tende ad atrofizzarsi. E perché tende ad atrofizzarsi? Perché non partecipa al meccanismo di alimentazione, che si chiama meccanismo di pompa. Cioè, che succede? Se noi premiamo con un salto sulla zona dei dischi, si ha fuoriuscita di acqua e sostanze di rifiuto. Se noi decomprimiamo dopo il salto, dopo il peso, decomprimiamo, entra acqua e sostanze nutritive. Ora, la parte che fuoriesce, che è erniata, partecipa poco a questo meccanismo. Certo. E infatti tutte le ernie anteriori tendono tutte a morire, ad atrofizzarsi. Perché questa qui non si atrofizza? Perché c'è il famoso conflitto disco-radicolare, cioè il picchiettamento che per mesi, a qualche persona per anni,
va sulla radice nervosa creando tutta una vascolarizzazione disorganizzata, per cui si infiamma praticamente questa zona stringendo il nervo e facendo in modo che il nervo si edemizza, cioè si gonfi. Se io dovessi picchiare sulla mia mano per 10 minuti che io continuo a parlare, fra 10 minuti questa zona è rossa. Figuriamoci il picchiettamento continuo per tutto il giorno che avviene in questa zona, il fastidio e il dolore che può apportare al paziente. Potrei... Abbiamo parlato di dolore, anzi hai parlato di dolore. È differente il dolore del bulging, della protrusione e dell'ernia? Sì, allora, o no? Molte volte il dolore nelle persone che hanno una piccola protrusione risulta essere più forte di un dolore che può essere fatto da una ernia espulsa. Perché? Perché l'ernia espulsa di solito, legandosi sempre al nucleo polposo, si attottiglia con un peduncolo e quindi fa meno compressione sulla parte nervosa. E molte volte le persone dicono: ma io non ho un ernia, ho solo una protusione, che poi è un'ernia vera e propria, e quella protusione più piccola è, a volte più dolore e più danno fa. Tu sei d'accordo che dopo 15-20 giorni che abbiamo mal di schiena e fatta una radiografia dove solitamente non si vede chiaramente né la protrusione né l'ernia, sia il caso di fare una risonanza? Non solo sono d'accordo, ma è anche doveroso da parte del medico richiederla. Cioè, noi possiamo aspettare 3 settimane quando un paziente ha fatto 10 giorni di cura con antinfiammatori, che siano steroidei o non steroidei, quindi antinfiammatori, i FANS di solito si usano in prima istanza, se poi il dolore non passa si parte al cortisone, a quel punto là è inutile insistere. Dopo un mese, 40 giorni che una persona ha un dolore, quell'ernia sicuramente e difficilmente si atrofizza. Ecco, ci sono alcune ernie che poi si possono adattare, e cioè che vuol dire si spostano non dando più una compressione particolare sul nervo e col tempo si possono risolvere da sole. Sono rare queste occasioni, però purtroppo il medico deve considerarle. Però sicuramente per fare una vera e propria diagnosi, uno, ci vuole un'anamnesi corretta e veramente minuziosa da parte del medico verso il paziente, guardando bene qual è il reparto interessato, qual è il disco che può protrudere, dall'esame clinico, che è molto importante. Ma la cosa più importante è fare una risonanza magnetica, dove noi dobbiamo escludere soprattutto che si tratti di altre patologie, perché può capitare, raramente per fortuna, che possono, si può trattare di tumori di quella zona, si può trattare di spondiliti, spondilodischite. Quindi voglio dire, tutto ciò che può capitare extra, anche se dobbiamo ammettere che il 90, 93, 94, 95% dei pazienti che soffrono di questi dolori sono sempre dovuti a delle ernie, fondamentalmente a delle ernie. Però comunque la risonanza ci aiuta molto a capire bene quello il che dobbiamo tipo, curare. Il tipo di attività del paziente, cioè il tipo di lavoro, o anche l'attività fisica, la ginnastica, ci sono delle... Certamente. Noi dobbiamo pensare che ci sono dei fattori che portano all'ernia, dei fattori predisponenti e dei fattori determinanti. I fattori predisponenti sono, a volte si può avere questa parte del disco più sottile, così per natura si nasce in questo modo. Quindi essendo più sottile più facilmente si può ledere, più facilmente si può rompere, quindi fissurizzare. E questi sono alcuni casi in alcune persone. Abbiamo poi delle altre persone che soprattutto la sedentarietà e l'obesità. Perché? Perché è vero che la staticità la davano i legamenti, ma la mobilità la danno i muscoli. I muscoli che sono, che dai processi trasversi vanno ad inserirsi sull'anca, sono i muscoli che tengono, che rinforzano questa zona. Ecco perché il nuoto, tutti consigliano il nuoto, perché il nuoto ipertrofizza, dà tono a questi muscoli in modo da sopportare eventuali traumi che vanno a finire in questa zona del nostro corpo. Professor Vaiano, in qualità di vicepresidente della Società Scientifica dell'Ossigeno Zonoterapia, ci aiuta a capire quando è il caso di praticare l'ossigeno-zonoterapia nei confronti delle ernie? Certo, noi sappiamo che per anni
vari sono stati i metodi per curare questa patologia. Nel dopoguerra si usava la chirurgia a cielo aperto, che è stata un trauma vero e proprio, perché c'erano delle conseguenze, addirittura le persone a volte perché bisogna agire sul processo spinoso, e quindi l'emilaminectomia ha dato dei danni veramente grossi in molte persone, e alcuni stavano anche bene, bisogna anche ammettere, però i rischi erano enormi. Allora si pensò a una terapia conservativa con la chemiopapaina, che si faceva direttamente a livello del nucleo polposo che era erniato. Dopodiché, questi sono gli enzimi proteolitici, è stata pensata all'ablazione, al calore tramite laser, sono vari i sistemi usati, però da quando l'ozono è subentrato come terapia, diciamo, non alternativa, perché non è il termine che più mi piace, ma diciamo che collabora a risolvere alcuni problemi di questo livello, effettivamente dobbiamo ammettere che l'ozono sta dando dei risultati veramente eccellenti. Cioè, il problema che il paziente ha non è che è un problema che si risolve per pochi giorni o per un mese o due, diventa definitivo perché, ripeto, noi abbiamo la fortuna che l'ernia tende ad atrofizzare, quindi tolta l'infiammazione iniziale si finisce poi per star definitivamente bene. Certo, qualche cura di mantenimento sotto controllo, a tenere presente, il paziente deve capire che avendo delle ernie ha una predisposizione a formarle, quindi deve stare attento a non fare una vita esagitata. Quindi i risultati dell'ossigeno-ozonoterapia sono duraturi nel tempo? Sono duraturi nel tempo, la metodica si fa in 15 sedute, non è traumatica, è una terapia incruenta, quindi non invasiva, a differenza di tutte le altre. Si può fare in un ambulatorio medico tranquillamente, perché noi parliamo di paravertebrali intramuscolari, quindi con degli aghi di 2-3 cm noi riusciamo a raggiungere la zona muscolare, e si fa bilateralmente equidistante più o meno 2 cm dal processo spinoso rispetto allo spazio che noi vogliamo raggiungere, però c'è il grande vantaggio che l'ossigeno ozono si diffonde a raggiera. Una volta c'erano anche degli errori, perché purtroppo alcune nervi si spostano, come prima dicevo, può capitare, allora uno poteva fare un intervento e poi scoprire che il nervo si era spostato e quindi il problema poteva non essere risolto. Con l'ozono non esiste, perché l'ozono si diffonda almeno per 4-5 cm a raggiera, quindi se lo metto in questa zona sono sicuro che sono riuscito ad andare a coprire almeno due spazi, e siccome noi facciamo 4 infiltrazioni con 40 cc massimo, perché i protocolli della società scientifica ormai sono chiari, noi dobbiamo raggiungere delle concentrazioni adeguate e soprattutto dobbiamo stare attenti alla quantità, perché quello che crea il dolore è l'effetto massa, creato solo dal medico, quindi praticamente l'ozono non dà nessun effetto collaterale. L'unico effetto collaterale può essere dato dal medico che sbaglia o che crea l'effetto massa con la pressione dello standuffo, e quindi dipende da quello. Ecco perché noi diciamo il medico veramente bravo, ozonoterapeutico, è il medico che non crea dolore. Sì. Il dolore è dovuto solo ed unicamente all'effetto massa che noi possiamo creare. Quindi, prima cosa che noi diciamo come società scientifica, non creare dolore, non creare danno. Poi, in seconda istanza, curare la patologia che stiamo trattando. Sei d'accordo, Francesco? Professor Vaiano, dimmi. Sei d'accordo, diamo un consiglio pratico ai pazienti, e anche così, se ci sentono, anche molto i colleghi. Mal di schiena, vado dal medico, prendo gli antinfiammatori, faccio la radiografia, non passa il dolore, faccio la risonanza, tu correggimi nel percorso, sì. Vado dal neuro, che trovo una protrusione o un'ernia, quindi non basta leggere ernia. Si può anche leggere bulging o protrusione. Certo. A quel punto vado dal neurochirurgo. Il neurochirurgo non può operare la protrusione. Diciamo perché è piccola, che il neurochirurgo decide per un valore o l'altro di non operare, perché gli operandi sono il 3, 4, 5% certo. Al massimo. Non opera, la prima istanza è prima della terapia fisica e della ginnastica è fare l'ossigeno-ozonoterapia. Ma ti dirò di più. Non solo prima, non bisogna contemporaneamente alla fase acuta del dolore fare trattamenti fisioterapici, perché quelli possono solo peggiorare. Allora, io uso molto la fisioterapia durante il trattamento, ma
soprattutto in quinta, sesta, settima seduta, quando l'ozono ha cominciato ad avere un'azione, l'azione che noi sappiamo, i meccanismi del sonno sono migliorativi del circolo e disinfiammante di quella zona. Dopodiché rinforzare la zona muscolare fa solo bene, dà molto più tranquillità alla zona che trattiamo, ma dà molto più benessere al paziente che sente di star meglio con la fisioterapia. Nell'ultra trentennale esperienza di entrambi su questo argomento, esiste una statistica sulla capacità dell'ossigeno ozonoterapia di essere risolutiva di questo problema? Certo, la statistica esiste, non so se vuoi rispondere tu come presidente, la statistica, noi abbiamo sempre tenuto una statistica bassa, cioè noi parliamo di 85-90% di risoluzione, ma forse riusciamo anche ad essere bugiardi, però è di gran lunga così superiore alla statistica che dà la chirurgia e danno le altre metodiche che noi ci accontentiamo dell'80-85%. 5%, che è già una statistica, cioè, molto alta. Enormi rispetto certo. Ad altri. Ripeto, quello che dice il professore è giusto, ma dagli ultimi lavori per i quali abbiamo partecipato, certo, anche noi a queste multicentriche nazionali e anche internazionali, l'80% definitivo, l'8% grande miglioramento e solo un 1,5-2% tendono a migliorare leggermente nel dolore, non totalmente come noi vorremmo. Quindi nel principio è consigliabile a chiunque soffra di questa tipologia di dolore. Anche perché ci capita in ambulatorio, dal ragazzo di 17 anni che non ha mai fatto nulla di pesante, anche all'anziano, di solito si pensa che l'anziano asciughi, quindi perda liquidi, ti capita anche il settantenne. No, ma diciamo subito che l'ernia del disco, il mal di schiena può capitare dai 14 agli 80 anni, come si dice, soprattutto nei ragazzi giovani che fanno degli sport. Io per esempio ho curato due ragazzi, perché avevano 17-18 anni, che praticavano la palla a mano. Questo movimento di torsione del busto sul bacino crea delle ernie. Per giocatori cui, di golf? Giocatori di golf possono sicuramente averlo. Così però come quello penso che volevo sottolineare, lavorative che l'ozono oltretutto fa bene soprattutto anche nei mal di schiena, perché fa bene per le faccette articolari, quindi per l'artrosi della schiena, di cui noi non abbiamo solo accennato all'inizio, ma non abbiamo secondi. Parlato. Tu hai accennato la parola artrosi, sì. La prossima settimana parliamo di artrosi, sempre bene, con il professor Vaiano e il dottor Camolese parleremo di artrosi, quindi i dolori del ginocchio, della spalla, del gomito, l'artrosi della cervicale, più le ernie cervicali, che sono, che tanti, sono molto importanti. Percentuale più alta alla cervicale rispetto alla regione lombare. E poi direi che l'ozono serve proprio per difenderci e combattere il dolore. Certo. Anzi, abbiamo fatto un bellissimo convegno sul dolore. Chi volesse, abbiamo delle pubblicazioni, ci può chiamare e gliele inviamo gratuitamente. Certo. Sul dolore, sul vascolare, sulla ginecologia, c'è anche un libro sull'ozono, ecco, quello è che manderemo gratuitamente. Leggetelo. Saluto che tutti, buona serata, è molto fanno bello. Segno che buonasera. Il tempo è scaduto. Buonasera a tutti. Buonasera. Vuoi migliorare la qualità della tua vita? Prova la forza dell'ozono. OM3 è il vero gioiello della tecnologia che sfrutta le proprietà dell'ozono. OM3 è un apparecchio ad uso domestico che restituisce all'acqua la sua originale purezza e genera acqua iperozonizzata, naturalmente ricca di ossigeno attivo assimilabile dall'organismo. Di piccole dimensioni, OM3 si può facilmente portare con sé e ha la capacità di sanificare e iperozonizzare 2 litri di acqua comune. L'acqua iperozonizzata trova largo impiego nel curare numerosi problemi di salute, come ad esempio l'Helicobacter pylori, i problemi intestinali, le gastralgie, i gonfiori, la stipsi e molti altri ancora. Migliora la qualità della tua acqua e migliorerai la qualità della tua vita. Il segreto della salute racchiuso in un bicchiere d'acqua. OM3 ti offre di scegliere il benessere come stile di vita.